Il dottor Paolo Padovani è astronomo all'ESO. È nato in provincia di Verona, Arbizzano, e ha studiato al Fracastoro, come sicuramente molti anche in questa sala, laureandosi poi in astronomia a Padova. Ha avuto borse di post-dottorato allo Space Telescope Science Institute di Baltimora e all'European Southern Observatory in Germania e ha lavorato per la Seconda Università di Roma, l'Agenzia Spaziale Europea e Space Telescope Institute e l'European Southern Observatory. È Project Scientist di vari progetti astronomici europei, a capo dell'International Virtual Observatory Alliance Executive. È attualmente astronomo nell'European Extremely Large Telescope Science Office. Si occupa principalmente di nuclei galattici attivi in tutte le bande, da radio al gamma, blazar, survey radio, astrofisica delle altre energie, neutrini e raggi cosmici. Ha pubblicato più di 100 articoli su riviste specializzate. L'argomento di cui ci parlerà il professor Padovani è un incredibile strumento posto in uno dei luoghi più inaccessibili e inospitali del pianeta, che studia le particelle più elusive dell'universo, l'Ice Cube. E il ghiaccio e il fuoco di queste galassie attive sono anche il tema del brano che i musici di Santa Cecilia ci eseguiranno poi. Il fuoco inestinguibile, un fuoco che brucia. Dal Requiem di Mozart ascolteremo il Dies Irae. Il professor Padovani. Grazie, è un onore e un piacere essere qui, un piacere vedervi così numerosi, rilassati sulle vostre poltrone, nonostante il fatto che circa 100.000 miliardi di particelle al secondo attraversano il vostro corpo. Sono particelle molto strane, interagiscono con quasi nulla, per cui passano attraverso tutto, sono leggerissime, un milione di volte più leggere degli elettroni, che già sono particelle piccolissime, e sono italianissime. Il nome fu inventato da Edoardo Amaldi e pubblicizzato da Enrico Fermi. Sono i neutrini, particelle neutre più piccole dei neutroni. E di neutrini vi parlerò oggi. Vi posso assicurare che è una grandissima cosa che ci siano questi 100.000 miliardi di neutrini che attraversano il corpo ogni secondo. Se non ci fossero loro qui, neanche noi saremmo qui. I neutrini sono i gas di scarico, gli scarti, di un processo fondamentale che accade in continuazione nel Sole, la produzione di energia. In continuazione quattro protoni diventano un atomo di elio, producono energia e due neutrini. Tutto questo a ritmo di 600 milioni di tonnellate di idrogeno al secondo. Fino a 6 anni fa si conoscevano due sorgenti di neutrini in tutto l'universo, il Sole e questa stella, una supernova che è morta esplodendo 30 anni fa in una galassia vicina alla nostra e che ci ha regalato la bellezza di 10 neutrini che sono arrivati fino sulla Terra. 6 anni fa Ice Cube ha cambiato tutto. Ice Cube è il più grande rivelatore di neutrini al mondo, si trova al Polo Sud, è stato costruito in condizioni estreme, la temperatura invernale arriva fino a meno 90 gradi, d'estate si arriva a meno 12, nel corso di 7 estati dove con acqua bollente sono scavati dei tubi dei canali del ghiaccio che arrivano fino a 3.000 metri di profondità. Come vedete Ice Cube non è un telescopio di quelli classici, è un rivelatore di neutrini e quello che fa rivela l'interazione dei neutrini con altre particelle che producono altre particelle che producono luce che viene vista da questi rivelatori. In 6 anni di lavoro Ice Cube ha visto 100 neutrini, 20 all'anno circa. Ma la cosa più interessante
è che i neutrini più puliti non sono quelli che arrivano dal cielo sopra Ice Cube, cioè dal cielo sud, ma quelli che arrivano dal cielo nord, dall'emisfero nord celeste, attraversano la Terra e arrivano fino a Ice Cube. Perché i neutrini che arrivano dal cielo sud, quello sopra Ice Cube, sono contaminati da moltissime altre particelle che rendono la vita dei miei colleghi fisici molto molto difficile. Da dove arrivano questi neutrini? Sono 4 anni che ci lavoro, sono quasi arrivato alla soluzione. Il problema è il seguente, che quando io chiedo ai miei colleghi fisici la direzione da cui arrivano i neutrini, nella maggior parte dei casi prendo il telescopio, vado a guardare e trovo circa 10.000 sorgenti tra stelle e galassie e non so tra quali di queste prendere la sorgente di neutrini. Abbiamo dei sospetti ovviamente, le stelle, il Sole è una stella e il Sole emette neutrini, tutte le stelle emettono neutrini, non funziona. Le energie dei neutrini di Ice Cube sono 1 miliardo di volte maggiori di quelle che emette il Sole e quindi che emettono le stelle. Sappiamo che le supernove emettono neutrini, l'abbiamo visto 30 anni fa, non funziona. Le energie dei neutrini di Ice Cube sono 1 milione di volte maggiore di quelle emesse dai supernove. Abbiamo un indizio, se io guardo la posizione dei neutrini nel cielo, vedo che solo pochi vengono dalla nostra galassia, la maggior parte vengono da altre galassie. Piccolo problema, esistono 2.000 miliardi di galassie nell'universo. Quali di questi sorgenti, quali di queste galassie emettono i neutrini? E qui mi aiuta la fisica. Sappiamo che per arrivare ai neutrini di energie viste da Ice Cube c'è un solo modo, lo scontro tra protoni di altissime energie che producono alcune particelle che alla fine producono i neutrini. Ma gli stessi protoni si scontrano, producono altre particelle che producono raggi gamma, luce di altissima energia. Devo quindi andare a cercare nell'universo, tra quelle galassie, galassie che emettono raggi gamma. E questi sono i quasar. Ne ho parlato stamattina. I quasar sono dei buchi neri massicci fino a 10 miliardi di volte la massa del Sole, che attirano massa, materia, questa materia si riscalda, emette radiazione e nell'1% dei casi producono questi getti, getti di materiale che si muove a altissima energia e che riesce a produrre raggi gamma. Quindi noi pensiamo, siamo quasi certi, che almeno 15-20% dei neutrini di Ice Cube provengono da quasar con i getti che puntano verso di noi. E rimanente abbiamo altre idee. Non la supernova, ma il resto di supernova, che si espande a altissima velocità, incontra protoni nel mezzo interstellare, produce raggi gamma e neutrini. Per migliaia di anni, noi, gli esseri umani, abbiamo guardato il cielo a occhio nudo. Galileo, 400 anni fa, ha rivoluzionato l'astronomia. È stata la prima persona che ha puntato un telescopio nel cielo e questo ha cambiato tutto. Abbiamo costruito telescopi sempre più grandi da Terra e dallo spazio. Ice Cube ci sta portando a un'altra rivoluzione. L'astronomia fatta non più con la luce, che vediamo con i nostri occhi anche, ma con le particelle. Ice Cube ha aperto una finestra verso il basso, 3.000 metri sotto i ghiacci, che vede neutrini che arrivano dall'altra parte della Terra, una finestra su un nuovo universo che è popolato di buchi neri massicci e sorgenti esplosive. Grazie mille.